Procedendo al getto del magrone che viene fatto sopra ai 30 cm di vetro cellulare. Qui, una volta completato la stesura del magrone, andremo a mettere una guaina impermeabilizzante e antirado perché c'è un problema di falda. Infatti la falda è molto superficiale e per evitare che poi l'acqua entri all'interno della casa andiamo a chiudere con una guaina la platea, perciò la fase costruttiva sarà quella di fare questo magrone sopra al vetro cellulare, la guaina e poi la platea, che è la parte strutturale e impermeabilizzante della casa, sulla quale andremo poi a impostare la costruzione in legno e in paglia. Appunto, ogni cantiere ha una sua conformazione che dipende dal tipo di terreno, e questo si può solamente desumere dalla relazione geologica e dai calcoli dell'ingegnere. Per oggi è tutto, ti invito a seguirmi sulla mia casa in paglia, che è edificidipagliaitalia.com. Ciao!